solita matita, solita banconota, trick diverso. Stavolta pieghiamo la banconota come se fossero un paio d'ali, in questo modo qui, e con molta pazienza proviamo a trovare la giusta misura per far attraversare alla matita la banconota. La posizioniamo, ecco, in modo corretto, così. E con un po' di pazienza dovrebbe spuntare dalla banconota la matita un pezzettino, poi di più, ancora di più, sempre di più, fino a quando non si toglie nella sua totalità. Beh, ve lo faccio vedere come si fa, ve lo faccio vedere, perché è semplice e bello. Banconota da 20 euro, una matita e questo gimmick, che è una sezione di cannuccia, che è indispensabile affinché il gioco venga. Per vedere come si costruisce, guardate questo link, che è relativo a un video precedente, sempre di una penna che, di una matita che attraversa la banconota, anche se in un modo un po' diverso, però la realizzazione del gioco, del gimmick, è la stessa. Serve una cannuccia da cocktail. Guardiamo come si fa. Gimmick si inserisce in questo modo qui, ed è importante che la matita sia di tipo cilindrico, quindi senza zigrinature, in modo tale che la cannuccia risulti proprio amalgamata nel miglior modo possibile alla matita. Si prende la banconota e si piega come se fosse un paio d'ali. La parte più esposta, questa qui, rimane verso di me, quella che fuoriesce. Verso di me intendo verso la parte destra, verso la vostra parte destra. Poi, con molta calma, prendo la matita, la inserisco dentro, afferro il gimmick con queste dita qui e tolgo la matita. Questo è quello che vede il pubblico e io sono coperto. Questo è quello che vedo io. La matita la rimetto dentro la sezione di cannuccia. Ecco, quando trovo la sua guida, cioè così, il gioco è fatto. A questo punto la spingo con maggior forza e sembra veramente che sia dentro la banconota, e questo fatto è avvalorato dalla vista della cannuccia che viene scambiata per la penna, che sembra proprio che vada dentro, no? E più date ossigeno a questa piegatura e maggiormente l'effetto sarà forte. Poi, se volete proprio fare una cosa fatta bene, date una piegatura in fondo alla banconota che faccia un po' da culla alla matita, così potete anche tenerla in questo modo, così. E ancora di più sembra proprio che sia dentro, veramente. Poi, per toglierla, si inizia così, si fa spuntare una parte, poi sempre di più, sempre di più, sempre di più. Lo sto facendo a rallentatore per farvi vedere cosa accade. Zac! La banconota è perfettamente integra e per maggior sicurezza, se volete, potete tappare il gimmick tenendoci la mano sopra. Bene, 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 siamo arrivati in fondo. Bene, mi fa tanto piacere. Vale a tutti ragazzi, costruitevi il vostro gioco, che ne vale veramente la pena, è economico, funziona, è veramente una cosa d'effetto. Sostenete il canale, votate, commentate. Un bacione e al prossimo video. Namaste!